L'amore strappato, trama ultima puntata. La scelta difficile di Arianna. L'amore strappato, in onda su Canale 5, giunge alla sua terza e ultima puntata. Una bravissima Sabrina Ferilli è riuscita nell'intento di appassionare ed emozionare i suoi fans nei panni di questa mamma coraggio e della sua famiglia che ha subito per tanti anni un errore giudiziario davvero clamoroso. Il non poter trascorrere tanti anni con la propria bambina in una maniera così ingiusta è qualcosa che non si può augurare a nessuno. Rosa non perde le speranze e nonostante le tantissime difficoltà, sia giudiziarie che sociali, rimane sempre alla ricerca disperata della figlia. Arianna, nel frattempo cresciuta, diventa suo malgrado ago della bilancia in tutta la vicenda. Per quale motivo? Prima di approfondire ogni dettaglio riguardante tutti i protagonisti dell'amore strappato, facciamo un breve riassunto degli ultimi avvenimenti. L'amore strappato. Dove eravamo rimasti? Rosa e Rocco si trovano catapultati in una realtà paradossale. Gli amici e i conoscenti non li trattano più come prima. Vi è intorno a loro tanta diffidenza e pregiudizio. L'uomo è in carcere con l'accusa di violenza sessuale sulla figlia e nel quale vive un'esperienza difficile che lo mette a dura prova. Rosa invece decide di affidarsi alla giustizia confidando nel trionfo della verità, ma rimane via via sempre più delusa. Decide comunque di non abbandonare suo marito. Arianna infine si trova nella casa famiglia e ben presto viene fatta una richiesta di affidamento da una nuova coppia che è accolta. Una situazione davvero difficile. L'amore strappato, trama, ultima puntata. Arianna sta vivendo la sua adolescenza con una nuova famiglia, ma Rosa e Rocco non smettono di cercarla. Il giorno in cui Arianna ha fatto per la prima volta il suo ingresso nella casa famiglia è ormai lontano. La bambina triste e spaventata e con l'unico desiderio di tornare da mamma e papà lascia il posto ad una ragazza adolescente che ha trascorso molti anni lontana dai genitori. Certo è che il passato è ancora vivo in lei e forse non l'abbandonerà mai più. Ecco che Arianna si ritrova a vivere il momento più delicato della sua vita con una nuova famiglia, con la convinzione che mamma e papà l'abbiano abbandonata a un destino crudele e inspiegabile ai suoi occhi. Ovviamente non è così. I genitori non hanno mai smesso invece di pensare a lei e al fianco della loro bambina, Rosa e Rocco, sopportano le cattiverie gratuite e la diffidenza della gente. Così come devono gestire le difficoltà economiche che piano piano sono arrivate. Rosa adesso ha un solo obiettivo nella vita, e cioè quello di ritrovare sua figlia e riportarla a casa. Inizia ad indagare su dove possa trovarsi e decide di iniziare dai documenti della casa famiglia che le sono stati forniti, nei quali è convinta possa trovarsi qualche indizio utile. L'avvocato è sempre al suo fianco per aiutarla. Rocco invece, travolto dai debiti e con la sua carriera professionale ormai compromessa, cerca di trovare un modo per saldarlo. L'uomo, sempre più deciso a mettere in risalto la verità, decide anche di contattare nuovamente i media. L'obiettivo è sia quello di facilitare il ritrovamento di Arianna e sia quello di fare in modo che la sua storia sia ad esempio per tutti, affinché nessun genitore più subisca quel tipo di tragedia familiare. L'amore strappato, trama, ultima puntata. Rosa ritrova Arianna, ma il tribunale non le permette di avvicinarla. Ma Ivan non la pensa in questo modo. Dopo lunghe ricerche, Rosa rintraccia Arianna, ma purtroppo non può ancora avvicinarla stando al provvedimento del tribunale. Finalmente sa chi sono stati i suoi nuovi genitori per molto tempo, ovvero una famiglia giovane, anche molto credente, ma non può mettersi in contatto con loro. Ancora una volta deve affidarsi al tribunale, quell'istituzione che avrebbe dovuto rappresentare una legge equa per tutti, ma che invece ha causato a lei e alla sua famiglia tanta sofferenza.
Alla fine Ivan, il fratello, a mettersi in contatto con lei, una volta saputo dove sta. Ritrova una sorella inizialmente arrabbiata e delusa, ma anche felice di rivederlo, e spaesata quando scopre come sono andate realmente le cose. Ecco che arriva per la ragazza una scelta difficile, davanti alla quale nessuno dovrebbe mai trovarsi: rimanere con la famiglia che l'ha cresciuta per molto tempo o tornare dai suoi veri genitori, ora che ha scoperto come sono andate veramente le cose? Non perdiamoci l'ultimo atto di questa appassionante quanto incredibile storia. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.